Pazza o pazzo, hai solo a che fare con un narcisista. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema. Sai che fare con un narcisista? Che dovrà diventare il tuo ex per sempre, dovrai metterlo nei ricordi, nei depositi, non cercare mai più di recuperarlo, perché veramente il grave errore che noi possiamo fare è quello di cercare di recuperare un narcisista. Quindi ci sono alcune persone tossiche che devono restare ex per sempre, siano narcisisti, stronzi, libertini. Questo purtroppo devi rendertene conto, cioè tu puoi cercare di recuperare la relazione con persone valide, con persone che lo meritano, ma mai, mai e poi mai con un narcisista, perché un narcisista ti porterà sempre male, e questo devi tenerlo presente. Un narcisista ti porterà sempre sfiga, un narcisista non ti porterà mai niente di buono, per cui è inutile che cerchi in qualche modo di, diciamo, cercare poi quando ti farà lo scarto di recuperarlo. E allora, perché alle volte nelle relazioni ci sentiamo pazzi, ci sentiamo folli, ci sentiamo sbagliati, viviamo sensi di colpa? Perché il narcisista, hai a che fare con un narcisista, e i narcisisti utilizzano la tecnica del gaslighting. Il gaslighting è la tecnica usata dal narcisista che è proprio una tecnica finalizzata a farti sentire pazza, a farti sentire folle, a farti sentire sbagliata, a farti sentire una persona che non vale nulla. E purtroppo i narcisisti usano queste strategie, usano queste tattiche e non ci puoi fare nulla, perché quella è la loro natura. È come dire, non sperare che il narcisista cambi. Tu non sei pazzo, hai solo a che fare con un narcisista che non cambierà, perché quella è la sua natura più profonda. È come la rana e lo scorpione, no? C'era lo scorpione che chiede alla rana: fammi attraversare il fiume, aiutami a attraversare il fiume, io ti vengo in groppa e tu attraversi, vai. Poi, quando la rana attraversa il fiume, si trova a metà praticamente, a metà diciamo del fiume, cioè si trova lì che ha attraversato, lo scorpione tac la punge, la rana muore, ma sul punto di morte dice: ma come scorpione, perché mi hai punto? Tu ti sei così suicidato praticamente, perché eri tu presente, diciamo, eri tu presente, quindi ti sei praticamente suicidato da solo, ti sei praticamente da solo rovinato la vita. E questo è quello che dice lo scorpione, e questo è quello che e lo scorpione dice: no, ma io non mi sono rovinato, io sono fatto così, questo è il mio. Diciamo, è la mia natura di scorpione è quella di pungere e quindi pungo. E il narcisista è quella di fare gaslighting e quindi ti farà gaslighting, ti farà sentire pazza, ti farà sentire folle, ti farà sentire sbagliata, ti farà sentire una donna, diciamo, di poco valore. E purtroppo, o per fortuna, le cose stanno in questi termini. Che ti piaccia o che non ti piaccia, le cose stanno in questi termini. Ed è così che funzionano le cose. Purtroppo non ci puoi fare nulla. Le cose stanno in questi termini. E il gaslighting cos'è? Il gaslighting è proprio farti sentire pazzi, iniziare a squalificarti, iniziare a dire: ah, guarda che tu sei la persona sbagliata. Ah, ma io non ho mai detto questo, ma la tua memoria vacilla, ma non avrai mica l'Alzheimer, ma non sarai mica folle, ma non sarai mica pazza.
Ma tu hai detto questo, io non ho mai detto questo, tu hai interpretato in questo modo, tu sei depressa, tu sei ansiosa, tu sei... Praticamente poi, se ci vai a pensare bene, cosa fa di fatto un narcisista? Proietta quello che è lui, lo proietta su di te. Sembra strano, sembra una roba allucinante, ma è la realtà è quella, il narcisista proietta su di te quello che è lui, questo devi tenerlo presente, proietta su di te quello che è lui e tu non puoi entrare in queste dinamiche, non puoi entrare in queste, cioè non puoi entrare in questo suo modus operandi, in questo suo modo di fare, perché se tu entri, diciamo, in queste dinamiche, sei fregato, sei fregata. Il narcisista ti fregherà, il narcisista in tutti i modi ti distruggerà la vita, la rovinerà la tua vita. La tua vita sarà per sempre, come possiamo dire, la tua vita sarà per sempre rovinata. E quindi inizia a pensare che non sei pazza, ma che una persona che si comporta in questo modo con te, cioè che ti dice a te che sei pazza e sta proiettando, quindi il pazzo è lui. Questo devi prenderlo in considerazione, il pazzo è lui e tu non devi entrare in queste dinamiche di farti credere, di pensare di essere pazza, assolutamente, devi assolutamente evitare questi sistemi. Quindi recupera la tua autostima. L'unico modo è recuperare la tua autostima. L'unico modo è ripeterti il mantra: io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. E il narcisista deve diventare un ex, cioè te lo devi togliere dai coglioni! Se non si toglie da solo, lo devi togliere dai coglioni tu. Soltanto in questo modo, senza avere la speranza di poterlo trasformare, perché è come lo scorpione, non cambierà mai. Il suo istinto è quello di fare gaslighting, il suo istinto è quello di manipolare, il suo istinto è quello di trattarti male, il suo istinto è quello di farti soffrire. Per cui l'unica soluzione è togliertelo dai coglioni, non ci sono altre soluzioni. Soltanto in questo modo tu potrai essere tranquilla. Quindi dammi retta. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica di tutti i video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.